Nel 95 credevo che non ero ancora pronto e volevo ancora dimostrare, vincere in Europa, dimostrare diciamo il mio valore di vincere in Europa. Poi quando ho avuto altre offerte come di Houston, come di Toronto e di San Antonio, prima di andare a Barcellona 2002-2003, insomma è stato un diciamo forte richiamo da parte di loro, però ho deciso di rimanere, cercare di vincere Euroliga che non ha mai vinto finora. Allora insomma mi sono posto sempre obiettivi che mi sono piaciuti e non ci ho rimpianti. Al momento giusto di Dea Bodiroga. Stiamo cercando di buttare dall'altra parte, buono scarico per Bodiroga che si alza a tre punti con tanto spazio. La risposta del campione. Per Bodiroga, 7 secondi per chiudere l'azione. Thomas rimane con Bodiroga, ancora un fade away. Dea Bodiroga. Giocavo con 19 anni, già in una squadra importante come Stefanel. Mi hanno accolto bene e insomma è stato per me molto importante di avere un grande allenatore come Tanjević, di crescere insieme con lui e con la squadra. Insomma è stato un passo positivo e molto diciamo utile per la mia carriera in futuro. Sempre ho scelto anche questo, società che sono state ambiziose, forti come Panathinaikos, come Barcellona, come Real Madrid. Ho avuto questa fortuna di giocare in questa società, di vincere, di avere tante amicizie anche fuori di pallacanestro e di poter avere un'esperienza che sono state veramente, veramente grandi. Resta contro Blair, ovviamente prende spazio e lo attacca e ovviamente trova il canestro. Da sopra adesso che lavora su Dean Bodiroga, tiene le gambe su di lui ma non può far nulla contro il fadeaway artistico. Sono molto soddisfatto e contento a Roma, abbiamo fatto belle cose quest'anno. Anche con grandi problemi che ci avevamo con infortuni, però insomma credo che sono state più cose positive che negative e adesso cerchiamo di affrontare questo playoff in miglior maniera possibile. E adesso prova a segnarne tre, Dean Bodiroga! Mariano Howell contro Bodiroga, dietro la schiena, attaccato Howell, la virata, la finta di Bodiroga! Due magie da 5 punti per Dean Bodiroga! Quando ho cominciato a giocare Dražan Petrović è stato veramente, credo, idolo per tutti. Vestire maglia di nazionale è qualcosa veramente unico e importante. Per me è stato veramente grande orgoglio di vestire per 10 anni maglia di nazionale e di avere insomma grande successo, di vincere tanto e regalare alla nostra gente, ai nostri tifosi veramente grande vittorie. Le lacrime di Dean Bodiroga, perdonateci, ma siamo anche noi in piedi ad applaudire Dean Bodiroga. Grazie infinite al pubblico romano e gente di Roma, veramente per questo che mi hanno dedicato. Devo dire anche grazie a Italia, dove ho cominciato la mia carriera professionale, dove sono cresciuto, tutta gente che mi è stata vicino, che mi ha aiutata e che mi ha accompagnato in tutti questi anni.